Buongiorno baronessa. Marchesa, ma che ci fai con la testa insacchettata? Sei scema? Taci, cretina. Mi è scaduto il tagliando di garanzia della faccia e quindi non posso assolutamente mostrarla in pubblico. Hai capito? Oh. Sono d'accordo, risparmiamo il nostro amato pubblico uno shock così devastante. Ti odio. E comunque oggi il rompiballe torinese te lo becchi tu, Come io? Il lavoro te lo becchi tu, te il trasporto te lo becchi tu. Io tra mezz'ora devo essere a rifare il tagliando della faccia. Quindi ti saluto. Grazie, sono debitrice. Ma dove vai? Ma come debitrice? Maledetta cariatide, dove vai? Tutto il lavoro a me adesso. Ma spero che ti rifacciano la faccia, ne? Così almeno risorgi. Già, per quel poco pubblico che abbiamo lo perdiamo, se no. Ah, deficiente! Devi sempre dire che ne abbiamo tantissimo di pubblico, è marketing! Che cosa diavolo spiego il marketing a te? Dov'è finita la mummia? La mummia è andata a rifarsi la faccia, per cui oggi è assente. È andata a rifarsi la faccia? Ma in miniera la mando quella deficiente! Siete due deficienti! Oh, quindi aspetta, fammi capire. Quest'oggi la missione che avrebbe dovuto fare lei te la becchi tu? Purtroppo sì. Oh mio Dio, un'idea... Cariatide, che non è altro. Non mi sovrastare! È un'idea che mi fa schifo e mi fa paura al tempo stesso. Darti una missione così delicata. Ma signor Neve, io sono affidabilissima. È la vecchia che porta guai, mica io. Affidabilissima, sei affidabilissima come il nostro nuovo primo ministro. Vabbè, senti, mi accontento di quello che passa al convento, facciamo di necessità virtù. Ti spiego la missione, è semplicissima. Devi sapere che qualche tempo fa, nella piramide di Cheope che si trova... In Egitto? Sono più stupito io di voi. Bravissima, in Egitto, è stata ritrovata una lattina di un antichissimo energy drink. Tra l'altro questo dimostra che la nostra società non si inventa proprio niente di nuovo. Comunque facciamola breve, la lattina è valutata attorno ai 4 milioni di euro ed è attualmente conservata nella casa d'aste Sotheby's. Missione semplicissima, tu alle solite ti teletrasporti lì, la rubi e me la porti. Ho già un compratore, il sultano del Brunei, caro vecchiardo, vuole regalarla alla 49esima, 50esima moglie o giù di lì. Ancora il sultano del Brunei? Ma non si stufa di buttare i soldi così? Ma lo sanno tutti cosa fa felice una donna? Trucchi e scarpe, no? Oh. Senti, lui vuole regalargli la stramaledetta lattina. Gli regalerà la stramaledetta lattina. E noi per questa cosa ci guadagniamo un bel 500.000 euro. Vabbè, quando dico noi, intendo io, questo è ovvio. Comunque, vai a fare questa dannatissima missione, fai attenzione, perché altrimenti scatteranno le solite note punizioni. L'avete letto il contratto, vero? Ma perché me lo deve sempre ricordare, signor Neve? Ecco, allora, vai a fare questa missione e per una volta nella tua vita non combinare casini! Te ne prego, anzi farò di più, te l'ordino! Vada tranquilla, lei è in una botte di ferro, signor Neve! Io in una botte ti ci rinchiudo e ti butto giù da una cascata, basta! Teletrasporto! Ho fatto un po' tardi, ma ho dovuto intrattenermi in public relation con il commesso di Sotheby's. Un tronco di pino della Madonna. Ma ecco la lattina. Però per essere in millenaria è stilosa. E bravi gli antichi egizi. Il telefono? Chi sarà mai? Pronto? La venditrice di Bottega Fucsia. Sì, mi dica. Cosa? C'è lo sconto del 70%? Sui lucidalabbra alla fragola? Oh, ma arrivo subito. Un colpo di teletrasporto e sono da lei. Arrivo. Teletrasporto! Oh, tra camera iperbarica e smerigliatrice al diamante mi è venuta una pelle meravigliosa, però mi ha fatto venire sete. Guarda, una lattina di energy drink ancora intera.
Energy Drink Mummy e ti ritorna la vita. Vi chiederete, come faccio a sapere i geroglifici egizi? Ecco, fatevi una scatolina di affari vostri. In ogni caso, io ho sete e adesso me la sgorgolo. Deficiente! Cosa stai facendo? Sto bevendo una lattina. La lattina! L'energy drink! Quello che ho preso dalla piramide di Cheope! Ha migliaia di anni proprio come te! Vecchia cariatide, valeva 4 milioni di euro! 4 milioni di euro? E tu te la sei bevuta? Chi lo sente adesso il perfido signor Neve? 4 milioni di euro? E tu la lasci qui su un gradino in piazza? Ma sei scema! Marchesa! Deficiente la mia lattina! Non ti è venuto in mente che una lattina con dei geroglifici egizi fosse un reperto archeologico? Così come lo sei tu! Ma no, signor Neve, credevo che fosse una trovata pubblicitaria, una strategia di marketing. E poi è colpa sua che lascia le cose in giro. Lì l'ha lasciata, nel nulla. Colpa sua. Signor Neve, io avevo un valido motivo. No, ma sentiamolo questo valido motivo, sentiamolo. C'era il 70% di sconto sui lucci della bella fragola. Mica una cosa da nulla, sa? L'ha sentita, è colpa sua. Ecco, quindi no, punisca è colpa lei. Tua, punisca lei, ma io vi punisco tutte e due, vi punisco. Per me siete due deficienti diviso per due. Quindi le punizioni le condividete entrambe. E quindi è una caterva. Sapete cosa faccio? No. Sapete cosa faccio? Vi teletrasporto! Teletrasporto! No, sia umano. Umano me! Valle dei morti a vita, su! Cavoletti di Bruxelles, cannibali, avanti! Su Marte, teletrasporto! Perché continuo ad affidarmi a due imbecilli, due imbecilli!